Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Siamo in compagnia di Lorenzo Stricliver, comitato Radicali Italiani, nonché iscritto al Partito Radicale Transnazionale e io direi anche diciamo membro storico del Partito Radicale, quindi se non altro da una cinquantina d'anni, ecco. Giusto qualche tempo. Quindi, appunto, a proposito di battaglia di libertà e di democrazia e quindi di diritti civili, i radicali da sempre sono l'espressione in Italia e anche all'estero col Partito Transnazionale di libertà. Cos'è oggi la libertà in Italia e in questo caso la presenza dei radicali qui alla Marcia Internazionale per la Libertà? Ma la libertà in Italia è un obiettivo da perseguire. È un obiettivo da perseguire con l'affermazione dello Stato di diritto. Il vero problema è riuscire ad assicurare certezza del diritto, che è il modo di, poi di garantire le libertà. E i radicali qui ci sono perché da sempre queste battaglie sono le battaglie dei radicali. I radicali hanno costruito la propria storia, i propri successi e anche i propri insuccessi quando ci sono stati, sulle battaglie per i diritti delle persone al di sopra delle sovranità nazionali, proprio per garantire i diritti di ogni persona, quale che sia la sua cittadinanza, quale che sia l'ordinamento e le regole che il governo dello Stato nazionale vuole imporre. E questo è poi il senso del Partito Radicale Transnazionale. Per questo è stato costituito, questo si cerca di fare e quindi questa battaglia per i popoli oppressi, per le minoranze, che è una battaglia da sempre dei radicali. I congressi del Partito Radicale Transnazionale sono sempre stati i congressi in cui venivano i rappresentanti dei popoli minoritari, gli uiguri, i tibetani, il Dalai Lama, perché questa è la politica radicale, è la stessa cosa di radicale, dire queste battaglie è quasi un sinonimo. Parlare dei radicali. Vorrei dire una cosa, diciamo che anche i radicali in sé sono una minoranza, possiamo dirlo, però i radicali seminano, diciamo, se stessi all'interno della politica italiana, quindi possiamo dire che i radicali sono presenti in Italia pur essendo minoranza e lo sono sempre stati, diciamo, un seme positivo che ha diciamo innestato nella politica italiana la democrazia e quindi la libertà. Certo, ma c'era una famosa espressione che era stata usata, mi pare, da Bace Bozzo, che diceva: i radicali sono una minoranza che molte volte ha consentito a delle maggioranze di esprimersi. Pensiamo al divorzio. Pensiamo al divorzio, pensiamo a tante, alle battaglie per i diritti civili che sono state introdotte in Italia dai radicali e poi condotte dai radicali per tutti questi anni. I referendum che i radicali hanno promossi quando ancora l'istituto referendario funzionava, insomma, questa è stata la storia dei radicali. I radicali hanno sempre scelto anche di essere minoranze pur di poter essere liberi, liberi e consentire l'espressione di libertà anche ai tanti, anche ai non radicali. Posso fare un'ultima domanda? Adesso, diciamo, per come la situazione italiana politica oggi, quanto una persona è diciamo, interessata alla politica? Cioè, è davvero come un tempo, cioè la politica può cambiare davvero il paese o si è perso un po' interesse per la politica e si dovrebbe ritornare a interessarsene perché è la cosa pubblica fondamentalmente? Sì, la politica è la cosa pubblica. Dalla politica moltissime cose dipendono, proprio anche sul piano della vita anche personale, delle libertà delle persone, del benessere. Certo è vero che è montata una ostilità per la politica, per i politici, per la vita politica, che in parte è giustificata, in parte forse non lo è, ma il vero problema da questo punto di vista è riconquistare la nobiltà della politica. La politica è la cosa, se è fatta in un certo modo, è la cosa più nobile che esista. Bisogna riconquistare nobiltà alla politica, riconquistare il
senso che la politica può essere nobile e che deve tornare a essere nobile, e quindi consentire a ciascuno di nobilitare se stesso facendo politica, essendo politica. Perfetto, io concluderei così questa breve intervista a Lorenzo Stricclive, io direi semplicemente radicale, che basta secondo me per descrivere tutta una storia, tutta una vita, e gli auguro una buona marcia per la libertà delle minoranze dei popoli oppressi. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie a lei.